Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccomi con un nuovo interattivo per voi. Ne approfitto adesso per ringraziarvi dei vostri messaggi, dei vostri feedback e do il benvenuto a tutti i ragazzi e le ragazze nuove che entreranno per caso in questo interattivo. Come diciamo sempre su questo canale, il caso non esiste, quindi se siete arrivati qua, un motivo c'è, probabilmente una parte di questo messaggio risuonerà anche a voi. Mi raccomando, però, sapete che siamo in un interattivo, sono energie del collettivo. E non tutto è per una persona, eh? Lasciate andare quello che non vi risuona davvero nel cuore, perché sapete che la mente mente. Cosa andiamo a vedere? Andremo a vedere cosa stai per scoprire, prossimamente. Faremo l'identikit della vostra persona speciale, in modo da capire se parliamo proprio, della vostra situazione, della vostra storia, e vediamo cosa è successo tra di voi. E poi andremo a vedere cosa state per venire a sapere. Allora, partiamo con delle parole chiave per capire, con qualche indizio, chi è quest'anima che ci deve svelare qualcosa. Vediamo un po'. Patto d'anima karmico. Qui c'è qualcuno che ha un patto d'anima karmico. Potresti essere tu che hai un patto d'anima karmico con questa persona o esserci una terza energia. Adesso andremo a vedere. Ci sono state delle chiacchiere, dei pettegolezzi qui, o voi siete venuti a sapere delle cose su questa persona e c'è stata una chiusura. Tra voi e quest'anima c'è stata una chiusura. Potrebbe essere che c'è proprio una terza energia. Che si è intromessa o che c'era già nella vita di questa persona o nella tua, una relazione karmica che ha impedito questa relazione. Qui c'è qualcuno che doveva esprimere l'amore e non l'ha fatto. Vediamo qui. Per qualcuno ci potrebbe essere una persona bassa, potresti essere tu, potrebbe essere la tua persona o la terza energia, se c'è una terza energia. In questo momento c'è un ignorarsi o far finta di ignorarsi con quest'anima. Per qualcuno potrebbe esserci un segreto oppure un militare, una divisa o anche una divisa di lavoro per qualcuno, eh? Qua c'è anche un legame con l'ufficio, magari qualcuno di voi si è conosciuta con questa persona al lavoro. Questa persona in questo momento si sta difendendo o tu ti stai difendendo da questa persona, dal contatto. Mi viene da dire con questa persona, una persona che potrebbe essere stata orgogliosa e supponente, che non si è comportata bene con voi. Forse è rimasto tutto molto leggero tra di voi, un flirt. Per qualcuno qui potrebbe avere i capelli scuri questa persona o tu. Qui c'è della bella presenza. Allora, per qualcuno questa persona potrebbe avere una bella presenza o anche tu avere una bella presenza, potreste avere una comunicazione o avere avuto una comunicazione tramite social internet, potrebbe anche essere che vi spiate sui social, o magari vi seguite proprio sui social. Qui qualcuno potrebbe avere usato della manipolazione o delle strategie con te, mi viene da dire. Potrebbe esserci stato un litigio, per qualcuno potrebbero esserci di mezzo dei bambini. Per qualcuno c'è un legame anche, allora intanto è a distanza questa persona, me lo confermano. Per qualcuno ci potrebbe essere un legame anche con l'edilizia, l'architettura, tutto quello che riguarda, diciamo, proprio anche il lavoro proprio sugli immobili. Qua una persona o tu o questa tua persona speciale potrebbe aver avuto una perdita importante. Perdita importante potrebbe significare una persona cara. Una perdita importante o anche una perdita importante a livello proprio economico. Potreste incontrarvi casualmente con questa persona o magari vi siete già incontrati casualmente. In questo momento mi dicono che c'è separazione, distanza e separazione. Potrebbe essere che non vi parlate, come può essere con la distanza, proprio anche una distanza geografica per qualcuno, eh? Ancora. Questa persona potrebbe amare macchine e moto. Potrebbe aver avuto dei vizi e delle dipendenze. Questa persona, averti nascosto quello che provava davvero, perché ci sono dei sentimenti nascosti, e avere in questo momento un blocco che però c'è, allora, c'è stato un blocco qui e ci sarà uno sblocco decisivo con questa persona. Qualcosa sta per succedere, qualcosa stiamo per scoprire. Ok.
Allora, queste erano delle parole chiave per dare dei suggerimenti e adesso andiamo a vedere ancora come parole chiave cosa mi viene da dirvi. Ancora mi dicono che qui qualcuno, ma questa persona mi viene da dire che ha avuto una perdita importante. Qualcuno qui potrebbe avere un animale domestico, un cane, e potrebbe esserci una terza energia, ragazzi, perché qui è uscita la volpe e quindi sì, pettegolezzi ancora. E anche una comunicazione che tu potresti venire a sapere. Per qualcuno qui potrebbe esserci stata un taglio di relazione anche di un legame ufficiale. Ancora mi ribadiscono che qua c'è stata una perdita, per me qualcuno ha perso una persona cara, o tu o la persona del tuo cuore. Ancora sì, c'è qualcosa che verrai a sapere. Guardate il libro con i segreti e la luna. Sì, tu ancora non lo sai cosa stiamo per scoprire, adesso andremo poi a vederlo, ancora se mi viene qualche altro indizio. Per voi, una persona che si è arrabbiata, una persona che potrebbe essere economicamente benestante, una persona che in questo momento potrebbe essere avvilita, potrebbe avere perso anche qualcosa a livello economico. Ci sarà un cambiamento qui, ci potrebbe essere di mezzo dei documenti ufficiali, anche sì, mi viene da dire qualcosa per qualcuno, anche qualcosa su una casa. Ok. Un contratto o una vendita, qualcosa. Qua ci potrebbe essere qualcuno che ha una famiglia e qua qualcuno ha un legame sul lavoro con questa persona. Per qualcuno ha un legame sul lavoro, me lo confermano. Un cambiamento. Sì, c'è qualcosa sulla casa e qua c'è anche una chiusura, una rottura con qualcuno. Non so se parla di voi o di questa persona con qualcun altro o voi con qualcun altro. Adesso poi andremo a vedere meglio nel dettaglio. Vediamo adesso cosa è successo tra voi, voglio capire. Anzi, usiamo queste qua. Cosa è successo tra voi? Cosa è successo tra voi? Togliamo un attimino le parole chiave che ingombrano qua. Un po' cosa è successo tra voi. Allora, qui c'era un grande peso. Tra l'altro, questa carta vedete che c'è una persona che ha due bambini sulle spalle. Potrebbe essere proprio che ci sono di mezzo dei figli, una famiglia, qualcuno qua ti sta controllando, ti spia, magari non lo sai, ma io qua vedo che questa persona, anche se a distanza, anche se c'è un blocco e ha dei pesi perché magari ha delle responsabilità, questa persona ti spia. Ancora la perdita, questa persona sente tanta senso di perdita, tanto senso di perdita nei tuoi confronti. Per qualcuno mi viene da dire che questa persona potrebbe aver perso qualcuno di caro. Questa persona è una persona molto passionale, una persona anche insomma piena di sé, una persona che potrebbe volersi riavvicinare con un'offerta concreta, però io voglio capire prima ancora cosa è successo. Aspettiamo, aspetta, vediamo cosa è successo qua. Qua c'è stata una perdita. Senso di perdita. Cosa è successo tra di voi? Allora, per me qua, ragazzi, ragazze, qui c'è qualcuno che c'è stato un inizio che è stato bloccato con questa morte perché qualcuno non voleva lasciare la sua zona comfort, qualsiasi fosse la zona comfort. Potrebbe essere una persona che sentiva anche tanta passione, nei tuoi confronti, ma forse mi viene da dire che ha fermato questa cosa, questa persona. Sì, eremita e torre. Anche se sentiva tanta passione e amore, questa persona non ha voluto andare avanti. È come se ha bloccato tutto sul nascere, mi viene da dire. Perché? Perché era troppo legata alla sua zona comfort, questa persona. Qual era la sua zona comfort? Vediamo un po'. Cos'è successo qui? Ha chiuso. Non c'è stata una trasformazione, forse doveva trasformare questo rapporto in qualcos'altro, ma
Non riusciva perché non voleva perdere la sua zona comfort. Infatti, era una persona che non era centrata, era un pochino come il matto, un po' squilibrata questa persona. Per qualcuno la zona comfort potrebbe essere stata una relazione ufficiale, o per qualcun altro non voleva impegnarsi con te in una relazione ufficiale. Perché? Perché era comunque uno spirito, mi viene di dire, uno spirito libero. Anche se sentiva la forte connessione con questo 6 di coppe, per qualcun altro invece potrebbe essere che questa persona non volesse lasciare la sua zona comfort perché c'erano appunto di mezzo magari dei bambini e una famiglia. Sì, per qualcuno sì, per qualcuno c'era una famiglia di mezzo con questa imperatrice 10 di denari e 6 di coppe e questa persona non voleva. Probabilmente non riusciva a cambiare la sua situazione e si è allontanata da te con questo eremita, dal nuovo inizio o dall'inizio che poteva avere con te si è allontanata e l'ha fatto anche un po', mi viene da dire all'improvviso, probabilmente senza neanche troppe spiegazioni. Voglio capire ancora questo eremita perché non ha parlato più, si è bloccata, è rimasta in silenzio per le sue paure. Per qualcuno era una persona che aveva anche delle sue paure interiori proprio, che la facevano bloccare da cosa? Dal cambiamento con questa ruota. Ha bloccato, si è allontanata, si è isolata questa persona perché non voleva cambiare. Ed è stata malissimo. È stata malissimo anche lei questa persona, eh? Allora, vediamo un po' questo nuovo inizio o questo inizio che non ha avuto perché non voleva dare. Questo nuovo inizio è stato bloccato perché questa persona non voleva dare. Guardate, 6 di pentacoli e torre sull'asso di coppe e sul mago. Questa persona ha distrutto quello che c'era perché non era disposto a dare niente, anche se sentiva la connessione, anche se sentiva te casa, anche se si sentiva in pace con te. Voglio capire su quella morte. Ancora, questa trasformazione che non è avvenuta, che ha bloccato, perché in questo caso qui la morte mi rappresenta una chiusura. Sì, guardate, vi stavo dicendo che la morte rappresenta la chiusura, il mondo. Per me questa morte è stata proprio la chiusura. La trasformazione non è proprio avvenuta perché questa persona, vedete qui, non voleva lasciare il suo modo di vivere, la sua zona comfort, un'altra famiglia, ognuno poi deve capire perché ognuno poi ha la sua storia. Questo asso di bastoni, che era la passione, però è anche infatti l'indecisione. Guardate, 2 di spade e 9 di pentacoli. Allora, a me viene da dire che questa persona, anche se sentiva una forte passione per te, ci ha anche pensato di fare qualcosa, ma ha bloccato sul nascere perché era in dubbio sul da farsi. Perché? Perché per qualcuno non voleva lasciare la sua singolitudine e si è comportato anche male. Potrebbe essere stata anche un po' narcisista questa persona. Sì, 9 di denari e sole. E per qualcun altro questa persona non voleva tornare libera, magari era impegnata con qualcun altro e non si, 2 di spade mi rappresenta che era in dubbio se fare o no questa scelta e ha deciso di allontanarsi improvvisamente da te. E sì, si è allontanata perché non si sentiva di fare questa scelta. Voglio capire ancora meglio, però qua. Vediamo un attimo, Quindi, allora, questa persona per qualcuno sarà stata impegnata e non voleva lasciare quel tipo di zona comfort, cioè una famiglia. Per qualcun altro, invece, magari era una persona che era abituata a stare da sola e non voleva impegnarsi. Sta di fatto che c'era una sua zona comfort al centro, qui abbiamo visto, che non voleva perdere e quindi ha bloccato sul nascere qualsiasi cosa, sia la passione fisica sia il sentimento d'amore, visto che avevamo anche l'asso di coppe, che provava per te. Guardate, 4 di spade, è stata in silenzio, si è bloccata, ve lo stavo dicendo. Vediamo, facciamo così. Quindi, ancora, cosa è successo tra voi? Voglio capire. Ancora, guardate, 4 di spade, asso di coppe. Temperanza. Papessa, morte ancora.
Allora, questa persona per me non voleva neanche guarire la sua anima dalle sue ferite. Perché? Perché probabilmente, siccome qui abbiamo il silenzio e la morte, la prima carta è il silenzio, il blocco e la morte. Asso di coppe e papessa. Io credo che questa persona non volesse, non vedesse neanche, non volesse vedere l'amore che provava per te. Era talmente probabilmente ferito, perché io qui ho una temperanza al centro, non ha voluto guarire la sua anima, non voleva vedere questo amore. Se tu eri la persona segreta, non ti ha concesso questo amore, questa persona. Ha bloccato sul nascere. Vediamo ancora perché è uscito il silenzio, il 4 di spade, perché è uscito il 4 di spade, 2 di pentacoli. Perché aveva delle decisioni, era in dubbio, perché è uscito l'asso di coppe, il diavolo, ve l'ho detto che aveva delle tossicità, non stava bene, aveva tante paure, anche se aveva passione per te. Perché è uscita la temperanza? Perché non era disposta questa persona a dare niente, anche se ti amava, eh? Qui ti amava perché c'erano 2 di coppe adesso qua. Vediamo su questa papessa, guardate, asso di spade, ha tagliato con te. O ha tagliato, se tu non eri nascosta come persona, ha tagliato con il suo sentimento. Ha nascosto anche a se stesso il sentimento che provava per te. Non lo voleva vedere. Se invece tu eri l'altra, la donna nascosta, ha tagliato con te perché aveva delle paure, delle tossicità ed era indecisa. Vediamo su quella morte. Mischiamo bene. Su quella morte perché? 10 di spade. Ha chiuso. Ha chiuso e si è allontanata dall'amore questa persona qui, non lo voleva vivere questo amore, ma fondamentalmente perché aveva paura dell'amore, mi viene da dire. Vediamo ancora su quella temperanza, 10 di bastoni, ve l'ho detto, non aveva, sentiva troppo peso per questo cambiamento, cioè questa guarigione, non ce la faceva ad affrontarla in quel momento in cui voi vi relazionavate. Adesso andiamo a vedere ancora, quindi qua. Per qualcuno c'era un'altra situazione, per qualcun altro questa persona magari non aveva nessuno, ma non era pronta ad aprire il cuore all'amore. Questo mi viene da dire. Vediamo ancora con queste qui piccolette. Allora, quest'anima, cosa ha bloccato quest'anima in passato con te? Vediamo un po'. Cosa ha bloccato quest'anima in passato con te? Guardate, 7 di bastoni, si è difesa da te. Asso di spade e ha chiuso. Cosa ha bloccato? La paura l'ha bloccata. Per qualcuno anche la stabilità che poteva avere con qualcun altro, oppure la paura di stabilità che tu gli chiedevi. Guardate, 8 di spade. Era la sua paura. Le sue ferite dell'anima la bloccavano, non riusciva a vedere soluzione, si sentiva imprigionato probabilmente perché non riusciva ad esprimere la sua emotività. Guardate, papessa ancora. Sì, questa persona si è difesa da te, ok, per la paura che aveva di quello che tu gli facevi provare, ma si è difesa, a me viene da dire proprio. Ha chiuso, cioè chiudeva il cuore all'amore, come se, ma neanche lo vedeva questo amore, perché era segreto anche a lui, è come se la sua anima si rifiutasse di provare amore, eppure ti amava, perché c'era una regina di coppe qui in passato, per te, ti amava, ma eri anche papessa, o eri segreta o questa persona non lo voleva vedere questo amore, mi viene tanto questo a me per qualcuno. Il sole, infatti, guardate, si è difesa anche dalla chiarezza che doveva fare dentro se stessa. In centro stesa un 8 di spade. Non vedo, non vedo, io non sento e non vedo. Io sono chiuso, per le mie paure mi chiudo. Vediamo un po' cosa mi vogliono dire ancora. Su queste paure voglio capire. Appeso. Si è bloccato e 7 di spade, ve l'ho detto, si è allontanato da voi perché voi gli facevate provare probabilmente con questa regina di coppe amore e
E lui non lo voleva provare questo amore. Sei di coppe, sentiva anche la connessione, gli ha fatto tanta paura. Sette di spade, è scappato da questa connessione, questa persona qui, a quest'anima. Voglio vedere con, vediamo un po' adesso. Allora, ok, le tolgo che sono piccolette queste qua. Vediamo con queste qui. Allora, qual era il blocco fondamentale che aveva? Abbiamo visto la paura, ma anche cosa c'era a sfavore? Ancora, cosa c'era a sfavore per te nel cuore di questa persona o nella testa di questa persona? Ancora, guardate, sole e 8 di coppe. Non voleva fare chiarezza, non voleva vedere. Cavaliere di Pentacoli, non voleva offrire qualcosa di vero, di concreto, non se la sentiva probabilmente quest'anima. Vediamo cosa c'era a sfavore. Ha preferito perderti perché non ha voluto ascoltare l'anima, il giudizio. Non ha voluto ascoltare quello che davvero sentiva. Ti ha fatto stare tanto male la regina di spade. Qua tu esci come regina di spade. A sfavore cosa c'era? La tua anima lo chiamava e questa cosa non ha voluto offrire niente. Ha chiuso con questo mondo. Allora, questa a sfavore avevamo che questa persona ha preferito perderti e chiudere piuttosto che ascoltare la sua anima che gli diceva di costruire con te. A sfavore c'era anche che forse tu ti sei arrabbiata o sei rimasta delusa e questa persona, voglio capire su di te. Sì, non ha voluto neanche fare pace. Qua c'è stato un litigio, voglio capire una cosa, perché per me qua c'è stato un litigio che ha portato all'allontanamento, perché è come se non ha voluto chiarirsi con te, perché sei uscita come regina di spade, qua, 3 di spade. Il dolore che ti ha inflitto ha distrutto quello che c'era. E lui ha pensato a se stesso, è diventato arrogante. Anche se sentiva il senso di perdita, ha chiuso con il mondo. Ti accusava di fargli sentire l'amore, mi viene da dire. Gli dava fastidio. Ok, andiamo a vedere una cosa adesso voglio vedere un attimo con gli oracoli cosa mi vogliono dire su questa situazione. Vediamo un po' cosa mi vogliono dire. Questa è volata, guardate, dispetto, ti ha ferito in alcuni casi anche volutamente. Qua c'erano proprio degli atteggiamenti narcisisti pesanti, mi viene da dire, con questa persona, non ha, guardate, il cambiamento, un nuovo inizio, freddezza e silenzio, unione. Allora, questa persona, cioè mi viene da dire che si arrabbiava perché sentiva talmente forte la connessione che ti accusava di qualcosa. Guardate, Paggio di spade, Asso di coppe. Non ha voluto offrirti il suo amore, addirittura, cioè, era come uno sfregio. Tu senti la connessione con me, io ti faccio male, non ti offro niente. Non ti do niente, sei di denari. Invece di dare, vediamo un po' perché freddezza e silenzio sull'unione. In centro c'era un inizio di un nuovo ciclo, il cambiamento, ma non c'è stato. Fammi capire perché è uscito il dispetto qua. Diavolo, le sue tossicità. E sul cambiamento che non c'è stato. 5 di spade, ha preso la distanza dal cambiamento. Questo nuovo ciclo, quest'anima doveva iniziare un nuovo ciclo con te che non è iniziato. 2 di pentacoli, perché era indeciso, non sapeva cosa voleva fare davvero, cosa voleva, non lo sapeva. Sulla freddezza, 5 di pentacoli. Madonna mia. E su questa unione che sentiva, perché la sentiva l'unione con te. Cavaliere di bastoni. Luna, se n'è andato per non dirti, per non rivelarti quello che provava.
Allora, questa persona per le sue tossicità ti ha fatto anche del male con questa carta. Non ha voluto cambiare, ha preso le distanze dal cambiamento che la sua anima gli spingeva a fare, mi viene da dire, da questo nuovo ciclo, era indeciso con questo due di denari. Guardate, 9 di bastoni, ha alzato le difese, non ha voluto iniziare niente, anzi, questa sua freddezza e silenzio ti ha fatto anche sentire fredda, al freddo, ti ha lasciato al freddo e non ti ha rivelato che sentiva la connessione e l'unione con te. Non te l'ha rivelato questo qua. Insomma, ti ha fatto veramente male questa persona, quest'anima. Vediamo un pochino invece. Adesso voglio capire cosa sta pensando in questo momento. Sta riflettendo, meno male. Potresti ricevere notizie, abbiamo detto che scoprirai qualcosa, infatti. Rischia, c'è rischio qua, rischierà fare qualcosa e farà pulizie, pulizie intorno, qua mi viene a dire, guardate, un'opportunità che appassiona. Allora, quest'anima, anche se in passato si è comportata male, ha fatto tutto quello che ha fatto, che è meglio non pensarci, adesso cosa sta facendo? Io gli ho chiesto cosa sta pensando in questo momento di te, no? Sta riflettendo, vorrebbe darti delle notizie, vorrebbe fare un gesto. In centro abbiamo il rischio. Sta pensando di rischiare per te. E pulizie, vuole fare le pulizie. Forse riceverai le notizie. Ecco, forse cosa stai per scoprire. Che sta chiudendo qualcosa, perché queste pulizie mi fanno mirare col ricevere notizie. Un'opportunità che appassiona. Cosa fa per te? Sta riflettendo su di te e tu cosa sei? Un'opportunità che lo appassiona, mi viene da dire. Ma doveva chiudere un ciclo, probabilmente con tutte le sue tossicità e con la sua zona comfort e anche con tutte quelle dinamiche di dispetti e cattiverie che probabilmente ti ha fatto. Guardate, sarà determinata, questa persona a chiudere questo ciclo perché probabilmente adesso stando male sta imparando la sua lezione. Però questa persona vi faceva scontare a voi il suo dolore, mi viene da dire. Allora, vediamo un attimo. Dov'è? Voglio un altro mazzo. Prendiamo questo qua di tarocchi per capire. Perché sta riflettendo su di te? Vediamo perché sta riflettendo su di te. Si è anche un po' isolata questa persona per riflettere su di te. Vediamo un po'. 3 di coppe, perché sta pensando alla riconciliazione che avrebbe voluto o che vuole con te dopo quello che è successo. Vuole fare una riconciliazione per qualcuno, una dichiararsi proprio, mi viene da dire. Vediamo che notizie stai per ricevere. Lui in persona potrebbe farsi sentire perché ha molta passione nei tuoi confronti. Vediamo questo rischio. Perché vuole rischiare? Perché vuole tornare indietro e ricominciare da dove avete lasciato. Perché qui è passato tanto tempo e questa persona sta pensando a quello che è stato, a quello che ha perso, mi viene da dire. E perché vuole fare le pulizie? Con chi vuole fare le pulizie? Qualcosa che non sai ancora. C'è qualcosa di segreto che ancora non sai. Vediamo ancora. Torre su queste pulizie, una distruzione di qualcosa, vuole distruggere qualcosa. Vediamo ancora. Sull'opportunità che passione mi è uscito il giudizio, Vediamo ancora queste pulizie, voglio capire bene, queste oh mamma, troppe. La giustizia, ecco. Per qualcosa qui sarà un motivo, vediamo un po'. Giustizia, ruota, re di spade. E regina di denari. Allora, chi sapeva che questa persona aveva qualcun altro, le pulizie che vuole fare sono proprio queste: distruggere qualcosa. Tu non lo sai, perché qui tu non lo sai ancora. Vuole distruggere o sta distruggendo cosa? Un rapporto ufficiale per qualcuno. Vuole un cambiamento. Qui ci potrebbe essere, questa persona potrebbe essere già separata per qualcuno. E qui avevo una regina di denari. Avevo un cambiamento e la giustizia. Per me questa persona, per chi sa che è in un trio, sta distruggendo un'altra relazione in questo momento. E sta riflettendo su di te, su quello che sei stata tu. Perché adesso sta pensando che vuole rischiare qualcosa per
perché tu sei un'opportunità che lo appassiona, anche se in passato purtroppo sei stato un po', mi viene da dire, un capro espiatorio delle sue pene, dei suoi dolori, delle sue paure. Vediamo un attimo qua, ancora. Voglio vedere cosa mi dicono, cosa stai per scoprire ancora su questa persona. Cosa stai per scoprire? Cosa stai per scoprire? Togliamole queste, mettiamole qua. Cosa stai per scoprire su questa persona? Che pensa che tu sia molto dolce, che ti ha dato solo briciole, che potrebbe farsi trovare dalle tue parti, quando meno te l'aspetti te lo trovi magari o sotto casa o nel bar dove fai a fare colazione o dove lavori qui, che è stata tanto indecisa. Forse te lo verrà a dire questa persona. E che vuole una riconciliazione. Ecco cosa stai per scoprire. Ecco cosa stai per scoprire. Andiamo a vedere coi tarocchi una specifica. Vediamo. Voglio questi qua. Pensa che tu sia molto dolce. Vediamo se mi dà una specifica su questa cosa. Sei molto dolce. Vediamo. Cosa ci dice in più? Anzi, facciamo così, che sono grandi e faccio fatica. Che non ti vuole perdere, o che forse proprio il fatto di averti perso gli ha fatto capire cosa tu eri. Queste briciole, perché sono uscite le briciole? Dice che ti ha dato solo briciole, perché ha tagliato con te questa persona. Ecco, stai per scoprire che non vuole perderti, che sente l'attaccamento anche se è passato del tempo. Che vuole forse un chiarimento dopo che ha tagliato con te, sapendo che ti ha dato solo briciole. Si farà trovare nei posti che frequenti tu. Vediamo un po'. La regina di spade sei proprio tu. Si farà trovare nei posti che frequenti tu. Non ti vuole perdere, sente l'attaccamento anche se è passato del tempo. Vuole forse darti un chiarimento perché sa di averti ferito tanto. E sulla sua decisione cosa stai per scoprire? Che la sua indecisione è stata perché forse c'era un'altra famiglia per qualcuno, o forse era attaccato alle cose materiali, quindi non voleva avere, tra virgolette, fastidi e distrazioni, perché non voleva pensare all'amore questa persona. Sulla riconciliazione, cosa stai per scoprire? Che un asso di denari vuole costruire con te. Vediamo ancora, prendiamo un altro mazzo. Cosa stai per scoprire? Vediamo ancora su questo 4 dei pentacoli. Non ti vuole perdere, ha sentito l'attaccamento. Sa di essere scappato come un ladro, eh? Ancora su lì. E che tu sei arrabbiata, regina di spade. Certo. E su questo chiarimento e questo taglio che ti ha dato, ma siccome adesso è un chiarimento, voglio una specifica. Sì, è stata indecisa per tanto tempo se venire a parlarti. È scappata, ancora mi è uscito 7 di spade, è scappata dal chiarimento perché era indecisa. Voglio un'altra su questo asso di spade. Per qualcuno qua c'è il Papa, poteva essere una persona impegnata. Ecco perché è scappata ed era indecisa se parlarti, se dirti la verità. Oppure è scappata perché era indecisa e ha tagliato con te. Vediamo su di te cosa ci vuole dire. Su di te, sa di averti dato briciole, adesso sente che tu eri qualcosa di dolce, qualcosa di bello, vuole farsi vedere nei posti che frequenti tu, vediamo un po' cosa ci vuole dire su di te. Guardate, 9 di coppe, tu sei il mio massimo desiderio, asso di bastoni, ti desidero e voglio un nuovo inizio. Ancora una, giudizio, vuole venire da te, ecco cosa mi vuole dire su di te. Su questo 10 di pentacoli, che per qualcuno poteva essere una famiglia ufficiale, per qualcun altro il suo attaccamento ha proprio alle cose materiali. Vediamo un po' che è stato il motivo per cui era indeciso, ma siccome era indeciso se aprire il cuore all'amore, non voleva aprire il cuore all'amore. 4 di coppe. Adesso ha dei rimpianti per quella indecisione, perché ha capito, guardate, il mondo. Ha capito che ha perso qualcosa, che gli è rimasto un rimpianto, un senso di colpa, perché si era basato su qualcosa che invece adesso non ha più importanza. Qui c'è il mondo, c'è una chiusura. Chiusura con un altro rapporto o chiusura sulle cose che non contano davvero, mi viene da dire.
È stata indecisa per tanto tempo, ancora l'indecisione mi è uscita, quindi questo mi sta dicendo questa cosa, che la sua indecisione era perché aveva qualcos'altro a cui pensava di dare più importanza, pensava con la mente, il pensiero è della mente, non è il cuore, non usava il cuore questa persona. Il 4 dei denari mi viene da dire che è anche qualcuno che tiene chiuso il cuore. Vediamo qua. Adesso vuole la riconciliazione e vuole farti un'offerta vera, un'offerta concreta, vuole anche una comunicazione. Vediamo, guardate, Cavalieri di Pentacoli, infatti, vuole venire da te e farti un'offerta vera. 9 di Pentacoli, e per qualcuno vuole venirti anche a dire che è tornata single. Se invece non era impegnata, questa persona adesso riconosce il tuo valore. Con questo 9 di Pentacoli vuole fare un chiarimento con questo Cavaliere di Spade. Adesso vediamo un po' ancora, vediamo un po' ancora cosa stai per venire a scoprire su questa persona. Cambiamo ancora con questo, voglio capire per chi si trova in una relazione a tre se ci dicono qualcosa, però per me questa persona, al di là di relazione o meno, è stato veramente un grande, no, le parolacce non le posso dire, però un grande narcisista o comunque con comportamamenti veramente tossici. Guardate cosa mi è uscito, cattive intenzioni, lo stavo dicendo, scendere a compromessi, stare insieme per i figli. Qualcuno, ve lo stavo dicendo, guardiamo se qualcuno ha una relazione a tre perché c'è una famiglia. Questo è il motivo per cui ha fatto quello che ha fatto con te, si è comportato male con te perché ha sceso a compromessi con se stesso, perché per qualcuno aveva dei figli questa persona o comunque aveva altre cose che la tenevano lontana. Queste sono volate, io voglio far così. Adesso sta cercando di, è come se sta riflettendo, si sta riprendendo da una mazzata che si è dato da solo, questo qua, e vuole il cambiamento che non ha voluto in passato con te. Non l'ha voluto questo cambiamento. Perché? Perché si è difeso, non so se si vedono, si è difeso dal cambiamento, e adesso cosa vuole? L'incontro con te. Vediamo un po'. Allora, tiriamone fuori ancora se c'è una relazione ufficiale. Il cambiamento. Allora, riprendersi, questa è uscita prima, ne tiriamo fuori un altro. Allora, per qualcuno aveva anche la dipendenza dal sesso questa persona, per qualcuno questa persona aveva una sorta di, allora, l'armonia tra virgolette, in questo caso non mi viene da dire che era armonia vera, perché era scendere a compromessi, una pace, una pace, come posso dire, diciamo un rapporto di facciata dove sembrava tutto tranquillo, ok? Ma in realtà questa persona non era tranquilla, per qualcuno mi è uscito che aveva anche la dipendenza del sesso, quindi se, guardate, narcisista, l'ho alzato perché mi sentivo troppo questa cosa. Questa persona, se, può essere che aveva più situazioni aperte se c'era un matrimonio di mezzo qua, e tu hai vissuto questa situazione magari come terza persona, anche persona segreta. Però cosa è successo? Non si aspettava di provare un'emozione, un sentimento, si è incavolato perché tu gli hai fatto provare amore, mi viene da dire. Guardate, è andato in ansia con te, ti pensa continuamente e vuole la riconciliazione adesso. Bravo. E l'incontro. Allora, vediamo un attimo questa specifica. Voglio capire qua. Le cattive intenzioni che ha avuto nei tuoi confronti, perché? Perché non ti ha detto la verità. Guardate, 4 di pentacoli, 5 di spade, 8 di coppe. Mamma mia. Re di spade e 2 di bastoni. Allora, le cattive intenzioni. Io non lascio la mia zona comfort, anche se non ti dico niente, prendo la distanza da te e ti abbandono. Questo ha fatto. Adesso vuole il cambiamento, con te. Vuole cambiare le cose.
Perché si è reso conto che tu eri importante. All'inizio si è anche incavolato perché tu eri importante, probabilmente. Ha cercato di scendere a compromessi con qualcun altro, se c'era qualcun altro, perché magari aveva una famiglia, e però non ce la fa, non ce l'ha fatta. Guardate, era indeciso sulla papessa. Allora, questo se tu eri la persona segreta, era indeciso su di te, ma ripeto, per me questa persona non voleva vedere neanche quello che aveva dentro. Per qualcuno sentiva anche la connessione forte. Imperatore, era una persona che si faceva come diceva lui, eh. Sì, scendere a compromessi 10 di denari, e 3 di pentacoli, ve l'ho detto prima, il rapporto di facciata, questa armonia mi dava proprio l'idea che era un rapporto di facciata qua, o che c'è un rapporto di facciata, poi ognuno ha la sua storia, cercate di capire qual è la parte del messaggio che è per voi. Però questa persona ti ha lasciato e tu verrai a scoprire questo. Perché è scesa a compromessi con qualcun altro? Perché? Per mantenere un rapporto di facciata. Se non c'era nessun altro, è scesa a compromessi per una questione materiale, ok? Per tenere quello che gli interessava di più in quel momento, che erano denaro, lavoro, cose, ma non amore. E ha scoperto invece che provava amore per te, perché tu eri uscita come la regina di coppe prima, eh? Guardate, stare insieme per i figli mi esce la luna, segreti, cose nascoste, l'appeso, aspetta, facciamo così, ne voglio un'altra. Allora, 10 di bastoni e 6 di pentacoli. Allora, gli è pesato tanto scendere a compromessi, a questa persona, ha nascosto delle cose, ma ha pensato che fosse giusto così. Per lui. Adesso qua c'è un 8 di bastoni, tu verrai a scoprire tutte queste cose. Questo verrai a scoprire. Vediamo su quell'armonia che per me abbiamo visto che era un 3 di pentacoli, un rapporto anche di facciata. Sì, 9 di coppe, ha pensato a se stessa questa persona e ha sacrificato te. 8 di coppe, ti ha abbandonato. 3 di pentacoli per il rapporto di facciata se c'era un'altra situazione. Questo verrà a scoprire e secondo me sarà proprio questa persona a dirtelo, che ha fatto delle cavolate. Vediamo su questo cambiamento che invece adesso vuole, sulle sue cattive intenzioni vuole un cambiamento. Ho sbagliato, ti ho dato briciole, tu sei importante e bla bla bla. Vediamo, guardate, il mondo, 4 di bastoni, paggio di spade, intanto sicuramente ti controlla, eh. Allora, il cambiamento qual è? Potrebbe essere la chiusura con quello che è adesso la sua stabilità, ok? Questo è il cambiamento che tu verrai a scoprire. Perché? Regina di coppe, ve l'ho appena detto, perché ti ama. Non voleva provare amore, ma lo prova. È indeciso, anche se dirtelo, ma te lo dirà. Sei di coppe, perché sei la sua anima fiamma gemella qui. Che ti piaccia o no? Vabbè, vediamo un po'. Qui per qualcuno, vabbè, il 6 di coppe sono anche i ricordi, i momenti belli passati insieme, la connessione, sono tante cose. Rappresentano anche i bambini, ma qua stiamo vedendo il cambiamento e c'è la chiusura, quindi guardate, la morte e il matto. Prima non voleva cambiare, adesso la trasformazione, cambiamento, morte, matto, la farà e qui c'è un matto, qualcuno che non usa più la testa, ma è impulsivo, fa qualcosa così, così, quello che gli arriva da dentro fa. Prima si è difeso da te, vediamo un attimo ancora. Regina di bastoni, 2 di bastoni, cosa vuole fare? 3 di pentacoli, 9 di pentacoli e mago, infatti. Allora, adesso vuole collaborare con te. 3 di pentacoli può essere la collaborazione, ma anche un rapporto a tre o un rapporto di facciata. In centro stesa io voglio capire il cambiamento dove porta, no? Abbiamo visto una chiusura e a chi? A te. Tu sei anche la regina di bastoni con la quale lui vuole un nuovo inizio. Perché è in attesa di cosa? Del 9 di pentacoli. Se era impegnato di dirti che è tornata libera questa persona, se non era impegnato di dirti che adesso riconosce il tuo valore, tu sei il fuoco.
tu lo chiami, la tua anima lo chiama. Su questo tre di pentacoli voglio capire se è riferito a te. Sì, vuole un cambiamento con te, vuole avere una nuova possibilità, cambiare le cose di quello che è stato, di quello che è stato lui anche, mi viene da dire. Adesso andiamo a vedere ancora, vediamo ancora cosa stai per scoprire con un altro oracolo per vedere se ci danno altri dettagli, che qua stiamo facendo un'analisi approfondita su quello che devi venire a scoprire di questa persona. In questo momento sta prendendo tempo questa persona, per qualcuno sta riposando, vuol dire prendendo tempo. Vuole la collaborazione con te, vuole il cambiamento adesso, è già. Vediamo un po' cosa stai per venire a scoprire. Intanto che è qualcosa che è destinato, mi viene da dire. Fiamme gemelle, ve l'ho detto prima che eravate fiamme, ragazzi, mi dispiace. Che c'è silenzio, scoprirai anche perché c'è silenzio, mi viene da dire. È molto gelosa, ecco, un'altra cosa che scoprirai che è gelosissima e che ti controlla, ve l'ho detto prima che vi spia, questo qua, che tu lo rendevi felice. Questo scopri, per me te lo viene anche a dire. Guardate, comunicazione emotiva, ve l'ho appena detto che ve lo viene a dire. E matrimonio per qualcuno, siccome la carta del matrimonio abbiamo detto se c'è un trio potrebbe cioè, essere il matrimonio ufficiale, ma in realtà viene a parlarti, secondo me, della chiusura di questa relazione e che devi avere forse pazienza perché gli servirà del tempo per qualcuno, eh? Ma sa che tu sei molto sensibile, sarà la tua dolcezza. Vi ricordate che prima è uscito che voi eravate molto dolci e pensa questo, lui manifesterà qualcosa con te. Perché pensa che tu hai la sensibilità per capire le sue difficoltà, pure, no? Cioè, vabbè, pure sensibile sei, capito? Dopo che te ne ha fatte di tutti i colori, sei pure sensibile, tu lo capirai. No, volevo fare le specifiche, porca vacca. Vabbè, vediamo. Guardate, delusione e decisione. Sa di averti deluso tanto perché non ha preso delle decisioni prima, ma guardate, lo sblocco e l'azione. Farà un'azione, c'era anche nelle parole chiave lo sblocco decisivo, mi pare, se mi ricordo bene, e si sbloccherà finalmente questa persona. Coi tempi non si sanno i tempi di questi qua, perché ognuno poi c'è il suo libero arbitrio e vabbè. Guardate, tu sei la divina femminile, ti riconosce come anima, ti riconosce il tuo valore, adesso sa chi sei per lui, o per lei. Ha una passione esagerata per te quest'anima. Ti sogna continuamente, eh? Siete in forte connessione qua, vuole il cambiamento, ce lo ribadisce, adesso è pronto, eh? Prima no, adesso parte gli scherzi, quest'anima ha avuto un'evoluzione, probabilmente anche nella sofferenza, anche nei suoi errori, anche nella sofferenza che ha causato a te, ha avuto un cambiamento e si vuole impegnare con te, ok? Dopo una chiusura molto brutta, potrebbe essere proprio dopo la chiusura anche della sua situazione ufficiale. Vuole una riconciliazione con te, vedete? Allora, vediamo la specifica. Vuole la riconciliazione dopo una chiusura. Vediamo. Usiamo queste qui. Allora, ci ha detto, tu sei la divina femminile, eh? Sei la sua metà, la sua anima gemella, la sua fiamma gemella. Abbiamo visto che per qualcuno qui ci sono proprio delle fiamme gemelle. In un percorso molto tosto, come sappiamo che sono quelli delle fiamme, infatti mi pare di capire che c'è stata una bella bella travagliata questa storia bella dolorosa. Però vediamo. Si è difeso da questo amore, lo sappiamo, ma adesso è pronto a dare. Vediamo questa passione, cosa mi vuole dire sulla passione? Ancora il cavaliere di bastoni. Sento la passione, vuole venire da te per questo. Sul sogno, 9 di coppe, sei il suo sogno, sei il suo desiderio più grande. Però questa carta, ho preso questo mazzo dove c'è, come 9 di coppe, l'ho detto in un altro interattivo, la donna incinta, di solito non è rappresentata dalla donna incinta, 9 di coppe, e mi fa pensare proprio che c'è un momento di gestazione che è questo. In questo momento ti sta sognando, sì, sei il suo desiderio, ma probabilmente a distanza perché sta chiudendo qualcosa. Quindi
col suo passato, con la sua zona comfort, che può essere una famiglia, o con il suo attaccamento alle cose materiali per qualcun altro. Questo cambiamento, su cosa vuole cambiare? Sul fatto che si è comportato male. Vuole cambiare, voglio essere sicura su questo. Sì, vuole cambiare, vuole essere più giusto. L'impegno, il Papa, con te vuole fare le cose serie, vuole cambiare. Mi viene da dire, vuole cambiare mood di come è sempre stata questa persona. Però ci vuole un po' di tempo qui, vedete l'attesa, come vi dicevo prima, la gestazione, me lo confermano, per qualcuno ci vuole un pochino di tempo, perché ha bisogno ancora di tempo quest'anima per sistemare quello che sta probabilmente chiudendo di ciclo karmico doloroso della sua vita. Mi pare che c'era anche il patto karmico qui. Che vi ho detto, potrebbe esserci una terza energia karmica. Mi sembra che tra le parole chiave c'era proprio il patto karmico, che secondo me potrebbe avere con qualcun altro. Vediamo ancora cosa stai per scoprire adesso, prossimamente, su questa persona, sulla vostra storia. Questa persona spera di avere un'occasione fortunata con te, perché tu sei il del destino. Stai per scoprire che quest'anima ha capito che tu sei nel suo destino. Stai per scoprire qualcosa su questa relazione, matrimonio che potrebbe esserci. Questa persona vuole venire da te con successo. Io voglio capire su questa carta. Guardate, questa persona potrebbe essere stata con questa sua relazione ufficiale anche perché, guardate, si sente povera in questa relazione. È come se era un rapporto di facciata, che andava bene così perché era quasi voluto insomma, ormai era quella la sua strada, ma si sente povero. Ha iniziato a sentirsi povero in questa storia. Per questo vuole venire da te con successo, perché ha capito che tu sei il suo destino e vuole un'altra possibilità. Ok, vediamo ancora cosa stai per scoprire su questa cosa, su questa situazione, su questa persona e su di voi. Guardate, successo in amore con te. Questa è la consultante. Cosa stai per scoprire? Che vuole un'altra possibilità, ve lo stavo dicendo. Si sta tenendo occupata questa persona, ma vuole comunicare con te. Guardate, questa qui potrebbe essere anche un uomo che ama viaggiare, mi viene da dire. Non giovanissimo. Cosa stai per scoprire? Potresti scoprire che ha chiuso delle situazioni. Quest'anima, ancora me lo ribadisce perché qui abbiamo la giustizia, il tribunale e anche delle problematiche lavorative per qualcuno. Tribunale, giustizia. Stai per scoprire che ha avuto guardate, anche un cambiamento nella sua vita, che può essere sia a livello casa per qualcuno, problematiche familiari, per qualcuno anche problemi lavorativi, mi viene da dire. Guardate, un cambiamento sul matrimonio e il tribunale e la giustizia. Sì, questo stai per venire a scoprire, che se c'era una relazione ufficiale, questa relazione è finita, o sta chiudendosi perché c'è il tribunale e la giustizia qui, Vediamo ancora. Che è in viaggio verso di te, stai per scoprire che si sente completa con te questa persona, tu la riempi. Con te si sente bene, guardate, stai per scoprire che adesso ha la consapevolezza di sentirti. Si è isolata per capirlo questa persona. Ha capito che voi vi specchiavate le vostre paure, le vostre ferite, che tu sei il suo specchio, stai per scoprire, e che sta molto male lontano da te. E tu non te lo immaginavi neanche, stai per scoprire che vuole una seconda possibilità, vuole la riconciliazione con te. Sta molto male lontano da te, questo scoprirai. Ok, poi vediamo ancora. Queste le ho utilizzate, queste anche, togliamole. E vediamo queste. Cosa stai per scoprire? O cosa ti dirà? Vediamo un attimo cosa ci vogliono dire le carte. No, guardate cosa mi è volato. Fiamma gemella. Purificare. Si sta purificando quest'anima. Vediamo ancora. Ha avuto dei traumi quest'anima, ecco perché non riusciva a aprire il cuore all'amore. Ha avuto paura. E
guardate, ma ti verrà a cercare. Ecco cosa stai per scoprire. Perché dopo che avrà fatto la sua purificazione, ha capito che tu eri la sua stabilità, vuole lasciare andare la paura. Guardate, lasciare andare la paura, ascoltare l'intuito. Ecco cosa stai per scoprire. Che sta male senza di te, me lo riconfermano. Che adesso ha delle difficoltà, secondo me, per qualcuno anche economiche. Che ha indossato una maschera, che non ti ha detto mai la verità. Che adesso è entrato dentro se stesso, quello che non riusciva a fare all'inizio. E che è rimasto scioccato da quello che ha capito. E cosa ha capito? Che questa separazione, che voi avete un patto d'anima, capito? O che si doveva separare da qualcun altro, che vuole una riconciliazione con te. Che vuole una riconciliazione con te, che tu sei probabilmente la sua fiamma gemella e lontano da te sta male. Questo ha capito. Vuole un'altra opportunità. Ancora su di te, su questa riconciliazione, ne voglio ancora una. Risveglio, ragazzi. Sulla riconciliazione c'è risveglio, ve l'ho detto che si è risvegliata quest'anima. Ci ha messo una cifra qua, perché era abbastanza complicata e risolta questa persona, però la sofferenza la sta aiutando a risvegliarsi. Vediamo un po' ancora cosa stai per scoprire. Ti desidero, stai per scoprire che ti desidera e che riconosce le sue colpe, beh, ve l'ho detto. Che adesso ha capito, che in questo momento non può fare niente perché sta scegliendo ancora se stessa, perché non è proprio uno stilco questo qua di santo, però vuole sentirti dire che hai bisogno di lui, che la vuoi ancora questa persona, ma perché ha paura di esporsi, però in questo momento sta scegliendo ancora se stessa, deve guarire anche quest'ultimo pezzettino, perché? Perché adesso sta pensando egoisticamente a risolvere prima le sue questioni. Pensa che tu hai preteso troppo, questo dice, eh? Ha paura del tuo rifiuto e ti dice che non è in questo momento disponibile, però. Vediamo ancora cosa stai per scoprire su questa persona, che sta per mandarti un messaggio. E che è geloso se tu parli di qualcun altro o se senti il tuo ex per qualcuno. Dice che sente delle canzoni che gli ricordano te, quest'anima, eh? E che vuole le tue attenzioni, ne ha bisogno, certo. Allora, purtroppo quando si ha a che fare o con narcisisti o con chi ha atteggiamenti narcisisti, spesso narcisistici. Scusate che inizio a essere ubriaca, spesso queste persone vogliono le attenzioni, poi non sono magari disposte a dare nulla, ma vogliono le nostre attenzioni, queste persone, perché? Perché sono fondamentalmente persone insicure che non sanno amare perché hanno chiuso il cuore all'amore, magari come questa persona, abbiamo visto che probabilmente ha avuto dei traumi anche infantili, e chiudendo il cuore all'amore, per loro il metro di per capire se tu tieni a loro è se io ti ferisco e tu mi dai attenzione, allora vuol dire che ci tieni a me. Se io non ti do niente e tu mi dai attenzione, allora mi vuoi bene, mi ami. È sbagliato, sbagliatissimo, perché bisogna dare, deve esserci un equilibrio tra il dare e prendere, no? Invece questa persona, questo genere di persone tende a prendere. Vediamo anche se aprirà il cuore all'amore questa persona. Vediamo un po'. Visto che ha capito che ti ama, eccetera, ma deve anche. Allora, guardate, non pensavo di usarle, ma le uso. Io voglio vedere. Prendo un attimino le carte dei ragazzi, le mie, che le avevo messe via, perché voglio vedere se aprirà il cuore all'amore, perché quest'anima vedo che ha fatto proprio fatica a capire, come se non voleva accettare neanche di provarlo l'amore. Ti accusava di questo. Allora, intanto sta ascoltando l'universo. No, guardate. Aprire il cuore. Riaprire il cuore all'amore incondizionato. Manifestare questa apertura. È pronta a manifestare perché sta ascoltando l'universo. Vuole un nuovo inizio con te. Ha guarito o sta guarendo le sue ferite. L'abbiamo detto che doveva guarire e chiudere un ciclo karmico. Vede tanti segni e sincronicità quest'anima, come te, ne voglio ancora una di qua. Adesso si affida anche a Dio, eh? Vediamo
Si aprirà, glielo richiediamo, il cuore all'amore, grazie proprio a te, all'incontro che ha avuto con te, che gli ha cambiato tutto. Tu l'hai risvegliata quest'anima e gli hai fatto iniziare un lavoro, un percorso dentro a se stessa, che l'ha portata a fare questo cambiamento che ti verrà a dire. Allora, intanto ha alzato le vibrazioni, sta alzando le sue vibrazioni, quindi non è più la persona che ti ricordavi, mi viene da dire. Amore incondizionato, tu gli hai dimostrato amore incondizionato. Non so cosa tu possa avere fatto, magari nel tempo, con questa persona, però adesso riconosce che tu gli hai dato amore, amore vero, eh? Vediamo un po' queste. Che tu eri qualcosa di diverso da tutto il resto, che non c'era niente paragonabile. Adesso ascolta il suo intuito, quest'anima. Ha chiuso o sta chiudendo un ciclo karmico che era collegato, vedete il ciclo e le cinque ferite, alle sue ferite dell'anima. Ti sente, c'è una fortissima connessione tra voi. Vede ancora, mi confermano che vede segni e sincronicità. Nel qui e ora stai per scoprire qualcosa. Questa persona doveva guarire le sue dipendenze, ma si manifesterà il desiderio che avete alla fine entrambi, al di là di quello che ha combinato e di quello che ti ha fatto passare, mi viene da dire. Una trasformazione, la manifestazione, dipende però come tempistiche, ragazzi e ragazze, dal suo libero arbitrio. Questo, vabbè, è un legame di vite passate, quello che avete me lo confermano, vediamo ancora, abbiamo visto che siete anche probabilmente fiamme gemelle, guardate cos'è volato, apertura di cuore, perfezione e il valore di sé. Non vi ha dato valore quest'anima perché non se lo dava realmente neanche lei, anche se la vedevate magari economicamente, magari stava bene, era una persona brillante che piaceva, ma in realtà non si piaceva lei. Non ha dato valore a te perché vi ricordate che c'erano le proiezioni, voi vi siete specchiati, uno era lo specchio dell'altro, questa persona non ti dava valore perché non se ne dava, adesso riconosce il tuo valore perché fondamentalmente ha iniziato a darsi valore, a dare il giusto peso e valore alle cose. Questa persona ha aperto il cuore all'amore incondizionato grazie a te che gliel'hai fatto vivere, gliel'hai fatto sentire questo amore incondizionato. E adesso vede te come la perfezione, perché tu la guardavi con amore e la perfezione è proprio negli occhi di chi ti guarda con amore. Questo sta dicendo e stanno dicendo i ragazzi su questa persona. Ha chiuso un ciclo karmico molto doloroso, e adesso in questo cammino spirituale è con te quest'anima che deve camminare. Guardate, amore incondizionato, perché qui c'è davvero un amore incondizionato, la guarigione, l'anima di questa, l'anima della tua persona sta guarendo o è guarita grazie a questo tuo amore, a questo vostro amore, mi viene da dire. Allora, vediamo un po' ancora, queste le rimettiamo un attimino via, e c'era qualcosa detto devo fare. Ah sì, voglio vedere questo, cosa ti direbbe in questo momento? Di lontananza, di quello che state vivendo, insomma. Ho ferito anche me lasciandoti andare. Ti amo, ma continuo a scappare. Scusa, non so perché lo faccio, per le sue paure. Mi manca parlare con te, mi manca il suono della tua voce. L'universo sta orchestrando la nostra unione. Vi ricordate che rifiutava anche l'unione? Ho capito cosa sei per me, sono pronto ora a stare insieme a te. Questo ti direbbe in questo momento. Vediamo ancora. Allora, queste le possiamo mettere via. E a questo punto dovrei avere dato, penso, abbastanza specifiche e abbastanza spiegazioni per capire cosa stai per scoprire di questa persona e della vostra relazione e soprattutto del vostro legame che probabilmente senti dentro l'anima perché senti questa forte connessione. Al di là degli errori di questa persona, grazie al tuo amore incondizionato, riconosco le mie colpe, dice. Questa persona ha capito.
capito dove ha sbagliato e ha capito soprattutto chi sei tu. Ha paura che tu voglia chiudere, vabbè. Che tu forse hai detto qualcosa che l'ha ferita, ma anche quello probabilmente gli è servito. Vediamone ancora un paio. Non si è fidata di te questa persona, ma sta pianificando qualcosa. Io credo che questa persona, guardate, mi trovo a scriverti dei messaggi, ma poi li cancellerò. Ha un po' paura, ma arriverà. Con libero arbitrio abbiamo visto che ognuno poi ha il suo tempo, arriverà a maturazione. Arriverà a fare la sua chiusura del ciclo, se non l'ha ancora fatto, che sta vivendo in questo momento, dove doveva prendere la sua lezione, e poi ti contatterà e tu verrai a scoprire tutto quello che abbiamo visto, proprio perché vuole venirtelo a dire. Vediamo qualche lucernina, così così la vedono qualche lucernina. Se non c'è la letterina, ma il messaggio vi ha risuonato, è comunque anche per voi una parte di messaggio. Lo dico perché a volte mi dite: non c'è la letterina, non c'è il segno, vuol dire che non è per me. No, certo che può essere per te, se ti risuona. Non è per te se il messaggio, anche se c'è la letterina, non c'entra nulla con la tua storia, ok? Allora, vediamo. Allora, R, U, Z, S, B, B doppia, Y, G, C, T, X, L, M, 3. Ok, queste sono le letterine. Adesso vediamo qualche segno zodiacale, qualche numero che potrebbe rappresentare il segno zodiacale o ascendente vostro o della vostra persona speciale e qualche numero per vedere se c'è magari il vostro compleanno o il suo, o una data importante che avete vissuto insieme. Vediamo un po', qualche numerino prima. Compleanni o giorni importanti vissuti insieme. 12, 7, 15, 14, 28, questo cos'è? 6, 17, 31, 9, 1, 5, 18, 2 e 13. Questi sono i numeri. Ok. Vediamo qualche segno zodiacale. Cancro, acquario. Opla, sono volate tutte queste qui. Vediamo. Leone, ariete, gemelli, toro e bilancia. 3, 6, sì, ne ho tirate fuori 7 invece che 6. Comunque sono questi. Ok, adesso vediamo qualche canzoncina. Come dico sempre, lo dico soprattutto per i nuovi che non lo sanno, l'universo ci parla attraverso segni e sincronicità. Potreste trovare cuoricine, monetine, piume. Quelli sono messaggi che le vostre guide, i ragazzi, come li chiamo io, ci danno per comunicare con noi, oppure attraverso le sincronicità della musica, per esempio, una canzone che parte alla radio della macchina, piuttosto che al bar dove andate a fare colazione, piuttosto che per strada qualcuno la canticchia, potrebbe essere una delle canzoni che estrarremo adesso, magari l'avete appena ascoltata o l'ascolterete nelle prossime ore. Questa è una sincronicità con la quale l'universo vi sta dicendo che forse una parte di questo messaggio era proprio per voi. Se poi addirittura è una delle canzoni che vi siete dedicati con quella persona, vabbè, siamo a cavallo, eh? Allora, vediamo un po' che canzoncina potrebbe uscire per i ragazzi e le ragazze in ascolto. Tiriamo fuori tutte e le pesco, che sono circa 800 canzoni. Sono tutte in italiano perché sono un po' negata con l'inglese, quindi non le ho messe in inglese perché poi dopo se no magari non riuscite a capire quello che dico, quindi non è il caso. Vediamo un po'. Allora, lei di Tozzi, stai con me di Raff. Quello che comunemente noi chiamiamo amore di Max Pezzali. Eterni degli zero assoluto,
Ti prendo e ti porto via di Vasco. Amami di Emma. La prima cosa bella di Malika. Abbi cura di te di Levante. Queste sono le canzoncine. Girasole di Giorgia. Scusate che è volato, mi è rimasta in mano. Ok, queste sono le canzoncine che potrete ascoltare nelle prossime ore o magari avete appena ascoltato prima di entrare in questo interattivo. E ricordo che gli interattivi non hanno tempo, per cui potreste aver ascoltato questo interattivo subito dopo che l'ho caricato o magari dopo un anno che io l'ho registrato. Vale dal momento in cui lo ascolterai, perché i messaggi arrivano sempre a chi devono arrivare e quando devono arrivare. Grazie dell'attenzione, se non l'avete ancora fatto e vi è piaciuto questo video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale. Un bacio, a presto a tutti, ciao ciao!